Allora, qui siamo lungo le sponde del fiume Palistro, che è il fiume che ci accompagna praticamente per tutto il nostro paese, e che è un fiume che arriva fino ad Ascea. È un fiume antico, è un fiume bellissimo, con degli scorci spettacolari, ci sono molti laghi intorno, e adesso da quest'anno, grazie anche all'impegno del comune, è stata fatta un'area attrezzata, che è un lungo fiume, che va dal fiume praticamente fino ad una zona che si chiama Acqua Sulfurea, praticamente una zona della quale esce dell'acqua naturale con lo zolfo, che ha comunque degli effetti benefici notevoli, ed è questa via che è stata chiamata Via del Pane, proprio perché è una via antica con la quale i contadini dell'epoca portavano il grano dalla montagna fino a San Biase, ed è stata rifatta, rivalorizzata e rivalutata e inaugurata in occasione della festa. È stata inaugurata questa sera, all'inizio della serata, ma con una, diciamo, una cerimonia pro forme, quindi è la prima sera che viene completamente illuminata, quindi non c'è stata un'inaugurazione vera e propria. Questa zona del fiume, che comunque è una zona che abbiamo attrezzato per l'occasione, viene, diciamo, cerchiamo di valorizzarla tutto l'anno. Poi in questa occasione comunque montiamo un'area attrezzata completa, con molti tavoli, con molte sedie. I forni però ci sono sempre, vengono anche utilizzati dalla comunità per varie occasioni, quindi come sono compleanni, feste, qualsiasi cosa. E adesso, grazie al nostro parroco, che è Don Aniello Panzariello, si è stabilita si è rivalutata un'altra usanza antica, che è quella di diciamo, celebrare le messe che vengono effettuate durante la settimana nella nostra cappella, che è stata restaurata sia grazie alla festa del pane, quindi alle queste 14 edizioni, che grazie all'aiuto della comunità europea, con dei fondi che sono stati destinati a questa struttura, che è una struttura molto antica, mi sembra del 1800, anche se non vorrei sbagliarmi, e che è stata comunque rivalorizzata, rivalutata in toto, ed adesso è divenuta una struttura bella. Prima era comunque abbandonata a se stessa, e grazie alla festa abbiamo, oltre a rivalutare la chiesa e gli affreschi del 1400, abbiamo rivalutato anche questa struttura, che è veramente bella. Come hai detto tu, questa festa è giunta alla 14ª edizione. Quanto è complicato di anno in anno rendere sempre più bello un evento come questo? Allora, quest'anno abbiamo cercato, in linea generale, non di rendere l'evento più appariscente, ma di renderlo più naturale. Quindi di avere una zona adatta, una zona all'interno della natura, senza troppe architetture fantomatiche, quindi siamo molto tutta roba in legno, c'è per forza qualcosa purtroppo di plastica, ma è inevitabile, però abbiamo cercato comunque di rivalutare, di riprendere tutto quanto il naturale di quello che avevamo. È difficile crescere, perché per crescere bisogna saper accettare le critiche, bisogna saper accettare i consigli, bisogna metterli insieme e a fare un mix che possa darti la spinta per continuare. Io devo dire che questa è una festa ancora più complicata, perché qua nessuno viene pagato. È una festa completamente per beneficenza, e le 130 persone che stanno dietro lo fanno solo ed esclusivamente per beneficenza. Nessuno guadagna niente, è soltanto per amore di questo paese, per amore della nostra terra, e diciamo, per fare in modo che San Biase possa crescere non solo come questa festa, ma sempre, quindi avere delle strutture che possano permetterci anche di poter divertirci, cosa che magari non avevano e che vogliamo avere, quindi questo è il nostro obiettivo futuro. Come hai detto tu, tutto questo è fatto per beneficenza. Ecco, i ricavati della serata a chi verranno devoluti? Allora, noi abbiamo un'associazione che si chiama Associazione Socioculturale Materra, è un'associazione senza scopo di lucro, abbiamo un conto corrente nella quale accumuliamo nei vari anni, e poi la beneficenza che facciamo per alcuni anni è stata destinata ad alcune persone, diciamo, che hanno avuto bisogno. Abbiamo fatto anche questo tipo di beneficenza per problemi di salute, per problemi familiari, anche persone che hanno avuto, diciamo, problemi gravi. Adesso, comunque, negli anni passati e anche adesso, la beneficenza, diciamo, è stata prima per la Chiesa, adesso per il Paese, per San Biase, perché partecipiamo tutti. Su 250 persone siamo in 130 a partecipare, quindi possiamo togliere soltanto gli anziani, che magari non ce la fanno, qualcuno ci viene anche, però
siamo in tanti, tantissimi, e quindi tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per noi e per il paese. Qua siamo nel Palazzo Baronale o Palazzo Antonini, questo è un palazzo molto antico che ha ospitato persino il generale del Carretto nei suoi, quando ci furono i moti d'Italia del 1861. In questo è il chiostro centrale dove affacciano tutte le stanze principali. Purtroppo diciamo, è un palazzo privato, quindi non è accessibile ai visitatori. Però all'interno ci sono delle stanze molto belle nelle quali si possono osservare praticamente tutti quanti gli utensili dell'epoca, mobili dell'epoca. È un peccato che non si può vedere, però naturalmente essendo un palazzo privato è anche complicato invadere la privacy delle persone. Noi qui dentro ogni anno allestivamo una mostra che raffigurava comunque una mostra nelle quali c'erano delle foto del paese antiche, le foto rappresentavano le varie edizioni della festa. L'anno scorso c'è stata una foto e una mostra con un'estemporanea di pittura e una mostra con delle moto d'epoca. Quest'anno purtroppo per un lutto dello stesso palazzo che è successo da poco non abbiamo allestito niente per rispetto, anche se gli stessi proprietari del palazzo non hanno, diciamo, ci hanno permesso tra virgolette di fare la festa, anche se loro sono in lutto, li rispettiamo e quindi anche va il nostro cordoglio anche a loro, siamo vicini. Allora, il Lovato significa lievito madre, nel dialetto di San Biase viene chiamato Lovato ed è un lievito naturale, come scritto qui, viene rinnovato ad ogni nuovo impasto, quindi viene mantenuto, si fa il giorno prima per il giorno dopo e rende il pane non come diciamo, il pane del panificio, ma un pane casereccio. Noi poi il pane che facciamo lo facciamo oltre con la farina bianca, spesso con la farina con la crusca, quindi farina nera, e poi con la farina gialla per dare la colorazione esterna con una colorazione dorata. Questo sia il pane, questa è la panella che noi vendiamo, quella è la busta di Freselle. Oltre a questi due prodotti abbiamo la pizza schietta. Pizza schietta significa una pizza che non viene lievitata, quindi è una sorta di schiacciatina che veniva data ai bambini in attesa che venisse fatto il pane. E quindi questa pizza schietta viene servita anche stasera calda con il companatico. All'epoca il companatico era il prosciutto, la pancetta, quello che c'era in casa, il capocollo. Noi la serviamo con la pancetta, però diciamo che si sposa molto bene con la mortadella, ma non possiamo diciamo, alterare i nostri sapori. I sapori del Cilento sono straordinari, quindi abbiamo preferito mantenere questa tradizione. Questo invece è un mulino, ed è un mulino del 1600 che funziona totalmente ad acqua. Diciamo che per i lavori che sono stati effettuati per la Via Nuova, l'acqua che dovrebbe arrivare al mulino è stata per il momento sospesa, altrimenti qui sopra viene messo il grano per intero, che passa attraverso questo sistema e va in mezzo alla ruota. La ruota, grazie alla forza dell'acqua, girando, fa uscire la farina che esce di lì. Purtroppo non possiamo metterlo in funzione perché non c'è appunto l'acqua che è stata diciamo tolta per il momento e l'acqua passa attraverso questo sistema di condotto che si chiama Lovata, nel senso che è una sorta di fiumiciattolo che è stato fatto a fianco al fiume per permettere di incanalare l'acqua all'interno del mulino. Questo mulino è anche stato
ristrutturato grazie comunque a dei fondi europei. L'unica cosa che è rimasta integra, totalmente integra, che non è stata toccata, è stata appunto la ruota, in quanto è rimasta intatta tutta la struttura. Già è stato comunque rivalorizzato il posto, naturalmente. Mi sembra che dal progetto originale il muro portante è rimasto lo stesso, così come la ruota sotto. La ruota fino all'inizio del 1900 è stata completamente in legno, poi i proprietari del mulino decisero di fare una ruota in ferro perché naturalmente rende meglio. Questa invece è anche un'altra struttura, che è una sorta di mulino, però senza l'acqua, ed è un mulino è un mulino a mano che veniva utilizzato nei periodi magari di siccità, quando, e questa anche è una struttura molto, diciamo, non antica quanto il mulino, però abbastanza vecchia. Per quanto riguarda poi l'impasto del pane, venivano utilizzate tutte queste strutture, tutti questi utensili che sono diversi, hanno, diciamo, delle filature diverse, per il semplice motivo che alcune vengono utilizzate per la crusca, altre per la semplice farina, altre ancora vengono utilizzate, diciamo, come la seta per eliminare le impurità all'interno della farina. Come hai avuto modo di dire, questo mulino è stato ristrutturato, ecco. A che epoca risale e come mai San Biase, appunto, è un paese a forte tradizione panificatrice? Allora, questo è un mulino del 1600, all'epoca, secondo la storia, diciamo, che ci hanno raccontato, quindi sono sempre racconti tramandati, era uno dei pochi mulini in zona ed era un mulino molto fornito, quindi anche questa struttura che vediamo è una struttura molto grande rispetto ai tradizionali mulini dell'epoca. San Biase è diventato un paese a tradizione panifica anche proprio grazie al mulino. Dai racconti che mi ha fatto mia nonna, diciamo, spesso quando lei andava al mercato e andava a vendere ciò che lei produceva, molti pagavano in farina perché a San Biase c'era questo mulino e quindi si poteva produrre il pane. Allo stesso tempo i proprietari di questo mulino, che è una famiglia di San Biase, la famiglia Romanelli, hanno per tanti anni praticato questa professione ed hanno avuto quindi l'onore e l'onere di avere questo grande e bel mulino, in modo da essere un punto cardine all'interno del Cilento per questo lavoro. Ed è stato rivalutato dalla comunità europea proprio perché è conosciuto come mulino sia dell'epoca che adesso. Funziona ancora, soltanto che dovrebbe essere messo in funzione, naturalmente è molto più lento dei mulini di oggi, però io mi ricordo fino a quando sono stato piccolino, io fino ai 5 anni, quindi parliamo di una ventina d'anni fa, non venivano utilizzate queste ma altri strumenti che erano nella struttura a fianco, ma c'era ancora il mulino della famiglia Romanelli. Poi adesso c'è una pizzeria che è l'antico mulino e tutta questa struttura, quindi, che è stata rivalutata e rivalorizzata grazie ai fondi della comunità europea. Questi sono gli affreschi della parrocchia di San Biagio, sono degli affreschi datati intorno al 1450, sono stati fatti dai monaci italo-basiliani, rappresentano alcuni santi e questi, diciamo, sono stati il leitmotiv che ci ha spinto ad iniziare questa festa, perché nella prima fase, è stata la fase di scoperta, è stata una scoperta del tutto occasionale, dovuta ad un lavoro che stava praticando Don Aniello per allargare una nicchia che era la nicchia di San Biagio, e quindi lui, nell'allargare questa nicchia, ha, diciamo, rotto un pezzo del muro e dietro al muro ha trovato questi affreschi. E all'inizio, poiché il nostro paese è un paese molto piccolo, per restaurarli ci voleva tempo, molti soldi e del personale qualificato. Quindi Don Aniello ha dato questa idea, che era quella di iniziare una festa. San Biase è un paese a forte tradizione panifica, come abbiamo visto anche all'interno del mulino, e quindi cosa se non la festa del pane?
All'inizio della prima festa è stata una festa molto piccolina, diciamo, usiamo un termine cirentano, che è stata arrangiata. Poi con gli anni è cresciuta, la popolazione che ha partecipato è aumentata ed è diventata poi così la festa di tutti. Adesso gli affreschi sono stati restaurati, così come sono purtroppo non possono essere restaurati meglio perché dovrebbero essere ricostruiti, ma quando si ricostruisce un'opera d'arte si perde il suo valore iniziale e quindi abbiamo preferito restaurarli essenzialmente e recuperare le parti migliori. Adesso quindi l'obiettivo dopo gli affreschi è stato quello di rivalorizzare un po' la nostra chiesa, abbiamo rivalorizzato il campanile e la facciata esterna e adesso stiamo cercando un nuovo obiettivo. L'obiettivo quindi adesso è, prima abbiamo iniziato con questa festa per beneficenza per la chiesa, adesso la beneficenza oltre alla chiesa, che è molto importante ed è in un paesino come il nostro è il punto che unisce tutti quanti. Cercheremo sicuramente un'altra soluzione che riguarderà il paese, sperando di poter fare un altro lavoro così bello, così maestoso come questo che abbiamo fatto con gli affreschi, che possa unire tutti come magari può unire una chiesa. E quindi speriamo semplicemente di riuscirci e di portare avanti questa festa che è nata da qui e speriamo possa continuare sempre con questo obiettivo, quello di creare o di rivalorizzare ciò che abbiamo, quindi il nostro territorio, le nostre bellezze, perché Sambiase per me è un paese bellissimo, ma in generale il Cilento è uno dei posti più belli del mondo e quindi deve essere per forza valorizzato. Ok, perfetto. Mi parlavi prima di una cripta che sta probabilmente sotto la chiesa. C'è un dettaglio che si può vedere adesso, purtroppo per questioni non possiamo lasciare i teschi, c'erano dei teschi anche, c'è quel dettaglio bianco che è un osso che è stato, è rimasto incastonato nella pietra. Al di sotto non molto probabilmente, ma sicuramente c'è una cripta, anche perché la parte antistante la chiesa nel nostro paese in dialetto si chiama U cimitero, quindi prima era un vecchio cimitero, sotto c'è una cripta e siamo anche curiosi di cercare di capire come sia e cosa sia, però sappiamo anche che è una cripta molto grande, che sarebbe anche molto complicato dal punto di vista logistico aprirla. Però la curiosità c'è da parte di tutti, perché comunque poi le cripte hanno sempre affascinato, questo discorso esoterico, misterioso. Ok, certo. Probabilmente sarà uno dei prossimi obiettivi che si raggiungerà con la festa. Speriamo di finire, almeno di rivalorizzare tutta la chiesa e poi anche di vedere cosa c'è sotto di noi e cosa ci hanno lasciato i nostri avi, quindi comunque fa parte del nostro territorio. Quindi speriamo di trovare un'altra opera d'arte come questa e che almeno avremo un altro motivo per continuare a fare questa festa. Lei, come ha spiegato già Francesco, è la colonna portante della Festa del Pane di Sambiase, che ormai da 14 anni rinnova il suo appuntamento. Può descriverci l'emozione che prova ogni anno di organizzare un evento bello come questo, bello e sentito come questo? La mia emozione più grande è una sola, è tutto il paese, l'entusiasmo di tutto il paese, del lavoro delle persone anziane che ancora riescono a fare il pane, a fare i fresilli, a lavorare per 2 settimane tutti, dal più piccolo al più grande, l'unica emozione più grande, di vedere tutti insieme in questa occasione, perché ognuno di loro dà tutto quello che può, tutto, al massimo, il piccolo, il grande, il medio, l'anziano che ancora oggi riesce a fare il pane a Sambiase, sta imparando un poco a tutte le ragazze, quindi stiamo facendo questa promozione proprio per incentivare questa cosa e per far sì che la panificazione fatta come la facciamo noi venga sempre più evoluta ogni giorno in più dell'altro giorno. Ecco, ma non solo gli anziani, come si può vedere, anche molti giovani, giovanissimi che prendono parte alla festa attivamente, che comunque la sentono loro. La sentono tutti, perché
loro si organizzano con la squadra dei giovani, noi gli diamo una mano, e perché dopo alla fine dovranno essere loro a continuare questa cosa, perché noi speriamo di esserci, però ci sono venute a mancare tante persone portanti che purtroppo non ci sono più, e i figli stanno continuando tutti quanti a dare una mano per questo importante evento. Per noi è grande solo perché nessuno si paga, tutti danno qualcosa e lo facciamo. Qualche anno diamo qualcosa delle famiglie in beneficenza e il resto sempre lo mettiamo a disposizione del paese per aggiustare una cosa o l'altra. Però il principio attivo in questa cosa è stata la Chiesa, purtroppo, perché abbiamo avuto tante difficoltà sia per gli affreschi sia per i pavimenti, e speriamo di finirla con questa festa. Do you hear?